Domenica 14 febbraio 2016 alla Galleria Firenze Art Gallery sta per essere inaugurata, ho fatto un lapsus che però è giustificato, sta per essere inaugurata la mostra Innamorati dell'Arte, ovvero un tributo degli artisti fiorentini e non solo fiorentini alla festa degli innamorati, alla festa di San Valentino. Insieme a me c'è il Redivivo, perché l'avevamo perso di vista da qualche settimana perché influenzato, Andrea Tirinnanzi, direttore artistico della Galleria, che saluta i nostri telespettatori, li rassicura perché era solo un problema influenzale, un piccolo infortunio. Poi lascerà la parola alla professoressa Gentilini per l'introduzione critica e poi al dottor Niccolò Mannini, che ci presenterà i 42 artisti che animano questa giornata dedicata alla festa degli innamorati. E per onorare questa festa, Andrea Tirinnanzi, che è anche un artista, ha preparato una sorpresa che fra poco sveleremo al pubblico della Galleria, ma anche a quello dei nostri telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento da casa. Nulla, si parla degli innamorati dell'arte, io penso che questa persona che si scoprirà ora più innamorato dell'arte di lui che non ci abbia a essere. Allora, vogliamo subito vedere chi è questo innamorato dell'arte. Uno è questo. Uno è Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. E poi c'è il suo amico. Uno scherzo di carnevale un po' ritardato, ma gradito, va bene. E allora, come avevamo anticipato poc'anzi, sarà la dottoressa Gabriella Gentilini che farà una introduzione critica, ma direi più una riflessione, perché su oltre 40 opere non è che possiamo, non c'è un momento unitario fra queste opere, sono veramente un omaggio. Ciascuno degli artisti lo ha tributato a modo suo, con i suoi consueti stilemi, con i suoi toni cromatici, contenutistici, e quindi diamo un giudizio generico e generale su questa mostra. Sì, infatti, buonasera a tutti. Io do innanzitutto il benvenuto agli artisti partecipanti a questa mostra di San Valentino, che comprende opere di maestri che già hanno collaborato in passato con Firenze Art, sia nelle mostre online. E poi ci sono anche delle new entry, diciamo così, particolarmente interessanti, quindi uno sguardo d'insieme variegato, composito sulle espressioni artistiche più diverse. E siccome siamo innamorati dell'arte, vogliamo presentare il calendario delle mostre e degli eventi per il 2016, quindi siamo a disposizione degli artisti che possono contattare Firenze Art Gallery per sapere e partecipare alle mostre che si terranno da qui in poi, e poi possono anche usufruire di tutti i servizi di Firenze Art Gallery. E sono tanti, sia in questa sede che la sede espositiva, sia nella nuova sede sempre di via della Fonderia che si affaccia sul Ponte alla Vittoria. Certamente, si va dalle cornici alle stampe digitali, al noleggio di cavalletti, alle mostre personali online, ai Deplian, alle locandine, agli inviti. Un vero e proprio service al servizio degli artisti. Certamente, per tutti gli artisti c'è un'utilità particolare. E tra l'altro vorrei dire che insomma, questa galleria così rinnovata è bellissima, veramente invito tutti a vederla, e vorrei fare i complimenti a Andrea Tirinnanzi perché veramente ha realizzato una bella opera, quindi insomma chi espone qui in questa sede direi che insomma ha un prestigio. E anche le opere hanno il respiro necessario per essere apprezzate dai visitatori che potranno venire, Niccolò, da oggi fino al fino al 16 febbraio appunto di quest'anno 2016, con orari 10:00, 12:30 e 16:20 per il pomeriggio. Appunto abbiamo pensato questa mostra, innanzitutto scusatemi, vorrei ringraziare i presenti e gli artisti che hanno esposto un'opera nella nostra galleria, nonché la dottoressa Gentilini e Andrea Tirinnanzi, direttore titolare di Firenze Art Gallery,
che è un punto di riferimento ormai per l'arte italiana e internazionale da tanti anni, anche con il nostro sito www.firenzeart.it, sempre aggiornato con nuove proposte di artisti del grandi maestri del Novecento e con nuove proposte. Per quanto riguarda questa mostra, appunto, si divide in due parti. La prima parte è dedicata ai grandi maestri del Novecento scomparsi, purtroppo. Baccio Maria Bacci, Nino Tirinnanzi, Silvio Loffredo, Silvio Loffredo, Rodolfo Marma, Scatizzi, Bianchini, Primo Conti. E un'altra parte dedicata appunto agli artisti, che sono più di 40, che hanno prestato un'opera ciascuno a questa, diciamo, a questa mostra evento che per presentare insieme a noi Innamorati dell'Arte. Bene, grazie al dottor Niccolò Mannini, che vi ripeto è il curatore della mostra, e grazie insieme alla dottoressa, perché altre volte vi siete divisi i compiti, questa volta il compito è congiunto. Allora direi di riservare la parte finale del nostro servizio alla lettura dei nomi degli artisti che hanno partecipato a questa mostra, anche se sono tanti, ma sono ben conosciuti non solo dai nostri telespettatori ma anche da tutto il pubblico toscano che frequenta il mondo dell'arte. Quindi è doveroso, non solo per motivi di cronaca ma di rispetto anche per il loro lavoro, citarli tutti, e mi scuso fin da ora se l'elenco sarà un po' lungo perché sono oltre 40, ma farà piacere anche ai telespettatori conoscere questi nomi, perché sarà anche uno stimolo per venire a visitare la mostra. Si tratta di Andrea Alfani, Rossella Baldino, Mauro Baroncini, Roberto Carchedi, Stefano Carniani, Luciano Carpitelli, Filippo Cianfanelli, Giuseppe Ciccia, Claudio da Firenze, Franco Curvo, Grazia Danti, Cesare Giardini, Patrizia Gabellini, Federica Gargani, Cosetta Garuglieri, Gabriella Gentilini, che debutta in questa... No, veramente, in questa occasione sì, però ho fatto anche altre mostre online su Firenze Art, e però questa opera fa parte, diciamo, sì, è particolare, sì, anzi io ringrazio Andrea Tirinnanzi per avermi dato questa opportunità di esporre insieme a questi grandi maestri. E allora sarà il valore aggiunto, la curiosità di vedere una critica importante come Gabriella Gentilini al debutto come artista. Roberto Greco, Francesca Guetta, Vanessa Catrin, Piotr Koleci, che è l'ultimo artista che ha esposto in personale qui e che è presente, l'ho vista arrivare prima, poi Franco Lastraioli, anche egli oggi è presente al vernissaggio della mostra, Salvatore Magazzini, Maris, che è il nome d'arte di Mauro Mari, Graziano Marsili, anche lui è qua alle mie spalle, Armando Orfeo di Grosseto, Paolo da San Lorenzo, Mauro Papale di Livorno, Perlind Prelasci, Pier Nicola Ricciardelli, Roberto Romoli, Roberto Sguanci, Giuliana Signorini, Akio Takano, Gianni Testa, Carlo Testi, Andrea Tirinnanzi, Grazia Tomberli, Fiorenzo Toniutti, Paolo Vannini, Liu Venturi, Vidà, che è il nome d'arte di Davide Vinattieri, e Lia Viliani. Come avete potuto capire dai nomi, molti sono artisti che da anni collaborano con questa galleria, espongono questa galleria, per altri si tratta della prima occasione, il primo contatto con questa rinnovata galleria, che appunto spero sia un primo contatto che preluderà poi a tante mostre personali che noi puntualmente proporremo ai nostri telespettatori, come sempre facciamo da anni, ma da quando si è sdoppiata la sede di Firenze Art Gallery qui in Via della Fonderia, questo spazio è stato totalmente dedicata alle esposizioni, con grandi risultati anche estetici, perché è gradevolissima la scenografia che accoglie le opere. Quindi concludiamo ringraziando. Una prossima mostra sarà dedicata a Umberto Bianchini, un omaggio al grande maestro Umberto Bianchini. È stato un artista legatissimo alla galleria, conosciutissimo dai nostri telespettatori, sodale del gruppo Gadarte, gruppo Amici dell'Arte, animatore di tante iniziative artistiche. Dunque, per la festa di San Valentino fino al prossimo martedì 16 febbraio, Innamorati dell'Arte, mostra collettiva di oltre 40 artisti alla galleria Firenze Art Gallery via La Fonderia a Firenze. La mostra è a ingresso libero, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.